Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Dimissioni Marino, impazza il Totonomi, Gaza, prosegue intifada dei coltelli, Nobel, premio pace, a quartetto per dialogo nazionale tunisino. Le dimissioni di Ignazio Marino da sindaco di Roma sono state protocollate. Adesso l'ex inquilino del Campidoglio ha a disposizione 20 giorni per confermarle o ritirarle. Intanto scatta il countdown per la nomina del commissario, mentre impazza il Totonomi per il dopo Marino. Salvini lancia Giorgia Meloni, mentre il grillino di Battista si defila dalla corsa. Apertura da Sel, avanti col programma elettorale se c'è cambio di rotta. Continua l'ondata di accoltellamenti in Israele. 5 palestinesi sono stati uccisi e altri 11 feriti in scontri scoppiati tra soldati israeliani e palestinesi a ridosso della barriera difensiva con Gaza. Intanto il leader del movimento islamico palestinese Hamas esorta a ulteriori scontri. Chiediamo il rafforzamento e l'aumento dell'intifada, è l'unica strada percorribile per giungere alla liberazione, ha detto. Il premio Nobel 2015 per la pace è stato assegnato al quartetto per il dialogo nazionale tunisino. Si tratta delle associazioni sindacato UGTT, Confederazione degli Industriali Utica, Lega dei Diritti Umani LTDH e INOA e Ordine Nazionale Avvocati. Il quartetto è stato premiato per il suo decisivo contributo alla costruzione di una democrazia pluralista in Tunisia alla luce della rivoluzione dei Gelsomini nel 2011. Un bambino disabile di 14 anni e la sua maestra sono rimasti leggermente feriti dopo essere stati colpiti da alcuni calcinacci staccatisi dal tetto di un'aula della scuola Don Bosco di Favara, in provincia di Agrigento. I due sono stati portati all'ospedale di Agrigento, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo sono al lavoro carabinieri e vigili del fuoco. Via libera della Consob al prospetto informativo per la quotazione di Poste Italiane. L'ok dell'autorità spiana la strada alla partenza dell'offerta, che dovrebbe essere fissata già per lunedì 12 ottobre, come auspicato dal Ministero dell'Economia. Ad andare sul mercato sarà una quota del 40% del capitale, che dovrebbe essere ripartita al 70% per gli investitori istituzionali e al 30% per il retail. Si presenta come il Normal One, ma sogna di fare del Liverpool la migliore squadra del mondo. Queste le prime parole di Jürgen Klopp nel giorno della sua presentazione dal nuovo tecnico dei Reds. Dopo il divorzio dal Borussia Dortmund, per il tedesco inizia una nuova avventura in Premier League con il club di Anfield Road, che lo ha scelto per sostituire Brendan Rodgers. Klopp ha firmato un triennale ed esordirà sulla panchina del Liverpool sabato 17 ottobre sul campo del Tottenham.